buon pomeriggio, benvenute e benvenuti al Torino Film Festival, TFF Doc Desiderio. Siamo al terzo appuntamento pomeridiano e con un film particolarmente importante per noi, e speriamo che lo apprezziate anche voi quanto l'abbiamo amato noi, che ve lo stiamo proponendo. Il film è Delphine Carole Ansoumuse. C'è qua con me la regista Callisto McNulty. Applauso. Come al solito lascio la parola a Callisto per una breve presentazione e dopo discutiamo del film, di quello che vedrete, con Callisto e con Giovanna Zapperi, che è la fresca curatrice di un'esposizione a Reina Sofia, Museo d'Arte Contemporanea di Madrid, su Delphine Seyrig. Mi sono scritto il titolo perché poi me lo dimentico. Delphine Seyrig, lo scollettivo de video femminista in Francia in los anni 70 e 80, che Giovanna ha curato con Natasha Petesin Bachelet. E Callisto. Bah, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je suis très heureuse de présenter le film dans le cadre de ce beau festival. Merci pour cette invitation. Et j'ai pas envie de trop en dire avant la projection, mais moi je dirais quand même que c'est le portrait de deux femmes qui m'inspirent beaucoup. Donc la comédienne française Delphine Seyrig et la réalisatrice Carole Roussopoulos, et en fait le film retrace leur amitié et leur engagement. Vous verrez, c'est un film qui est réalisé entièrement à partir d'images d'archives. Et j'avais en fait à travers ce film envie de partager leur vision de l'engagement et du féminisme qui aussi m'inspire beaucoup, et leur énergie créatrice qui est contagieuse et qui me donne de la force, et j'espère à vous aussi. Voilà, donc c'est une belle projection. Buongiorno a tutte e a tutti, sono davvero molto felice di vedervi qui così numerosi a questo bel festival. Non dirò molte cose prima di vedere il film, sarò felice di parlarne in seguito. Questo film è il ritratto di due donne che per me sono una grandissima fonte di ispirazione: Delphine Seyrig, l'attrice francese, e Carole Roussopoulos, la regista. È la storia di una grande amicizia tra queste due donne e di un grandissimo impegno politico di quegli anni. Un film interamente fatto di immagini di archivio, che avevo voglia appunto di condividere insieme a voi, proprio per mostrare a tutti l'impegno di queste due donne e di tante altre donne in quegli anni, gli anni del femminismo, e l'energia creativa che avevano, la carica che avevano, e che io penso che ancora oggi diano forza a tantissime persone, a me sicuramente. Buona visione, ci vediamo dopo.